donna di 46 anni infatti è morta e altre 11 sono state ricoverate in ospedale a causa di un'intossicazione dopo aver consumato un piatto a base di funghi in un locale stellato Michelin di Valencia, in Spagna. Come riporta anche il Telegraph, la 46enne Maria Jesus Fernández Calvo si trovava in compagnia del marito e del figlio di 10 anni, quando ha avvertito un malore, contraddistinto da vomito e diarrea. Ricoverata d'urgenza in ospedale, la donna è morta nella mattina di domenica scorsa. Anche il marito e il figlio hanno accusato dei malori e sono finiti in ospedale, insieme ad altre 9 persone che avevano consumato lo stesso piatto. Una vera e propria tragedia per la famiglia della donna, che stava festeggiando il compleanno del marito. Il ristorante incriminato è il Rit, uno dei più incostosi e noti per la cucina sperimentale. Il locale si trova in una delle zone più eleganti della città, ed è stato insignito di molti importanti riconoscimenti tra cui una stella Michelin e 2 soli Repsol. La guida ai ristoranti Repsol è molto famosa e importante in Spagna, valuta l'eccellenza gastronomica spagnola, e agli chef migliori viene dato un punteggio misurato in soli, da 1 a 3, in modo similare alle stelle Michelin. Nel 2014 sono stati insigniti degli ambiti 3 soli, 37 ristoranti. A quanto pare il colpevole del dramma sarebbe stato un fungo chiamato Morchella che può essere consumato ma solo dopo una lunga cottura. Punto, la Morchella è un genere di funghi appartenenti alla famiglia delle Morchellaceae. Volgarmente questi funghi sono noti come spugnole. In tutto nel genere Morchella sono state descritte 15 specie, tra cui 6 si trovano in Europa e la cui differenziazione è tuttavia molto incerta. Tutte le specie sono edibili solo dopo bollitura e velenose da crude. La tossina in esse contenuta è conosciuta come acido elvellico e può essere distrutta tramite bollitura oppure essiccazione. Tra i funghi commestibili, le spugnole sono al primo posto per quantità di acido fosforico e al secondo posto per ossido di calcio. Esiste anche la falsa spugnola, la ghiromitra esculenta, che somiglia alla morchella, ma è altamente velenosa. Attualmente è stata tolta dai mercati controllati a causa di alcune pericolose intossicazioni dovute alla sua ingestione da cruda o impasti ravvicinati. Anche dopo la cottura, l'ingestione della specie in quantità elevate può risultare velenosa e pericolosa per la vita, ha causato la morte di molte persone, in maggioranza in Nord America.